Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi nuovo video super super speciale in collaborazione con Chiara. Vi metterò il link al suo canale qua sotto nel box informazioni. Abbiamo deciso, in realtà ho visto questo video di Fly with Stella. Lei ha anche un altro canale che si chiama Stella, non mi ricordo il suo cognome. Comunque lei ha fatto un video, è una youtuber americana. Lei ha fatto un video in cui scambiava una sua borsa Chanel con un'altra borsa Chanel di un'altra youtuber. E appunto ognuna di loro ha fatto poi il video spacchettamento. E ho pensato subito di voler fare questo video con Chiara, quindi l'ho contattata subito e le ho detto: Chiara, oddio, facciamolo anche noi, c'è una borsa di cui vuoi disparti, ti faccio vedere le mie, eccetera eccetera. Alla fine abbiamo deciso di fare questo scambio di borse Gucci, ragazzi, e quindi io ho qui la borsetta ta-ta-dan, che spedirò adesso a Chiara. Andremo assieme alla posta ed spediremo la sua nuova borsa Gucci e sono super contenta e non vedo l'ora che mi arrivi anche la sua. Quindi se volete sapere quale borsetta delle mie ho dato a Chiara, andate sul suo canale a vedere il video, mentre tra poco invece, per voi tra poco, per me passerà qualche giorno, ma per voi tra poco poi ci sarà invece subito l'unboxing e vedrete quale borsa ha dato lei a me. Ma adesso bando alle ciance, andiamo alla posta a spedire questa borsa a Chiara. Ok, siamo alla posta ragazzi e sto spedendo tutto quanto per Chiara. Sto facendo la spedizione più veloce possibile, ma mi hanno detto che ci saranno 2 giorni da aspettare, mi sa. Adesso vediamo. Ci siamo ragazzi, il pacchetto, lo vedete lì, il pacchetto. Allora, destinatario. Chiara, il tuo pacchetto spedito, adesso non vedo l'ora che ti arrivi e basta, aspetto e noi ci rivediamo tra poco ragazzi con l'unboxing invece del pacchetto di Chiara. Ok ragazzi, finalmente è il momento dell'unboxing, è passato qualche giorno e mi è arrivato il pacco e sono super super emozionata. Allora, ho colto tutti i riferimenti a indirizzi eccetera, sì, c'è scritto Trieste, ok. Il pacco di Chiara è qui ed è gigantesco ragazzi, ho tolto semplicemente sopra l'etichetta con i nostri indirizzi ovviamente e adesso lo apriremo assieme. Oh mio Dio, sono super emozionata. Allora, forbici a me, naturalmente rosa, ti. Inizio con le forbici e poi strappo tutto proprio con cattiveria perché sono super super curiosa di spacchettare la mia nuova borsa. Allora, vediamo. Chiara, complimenti perché l'hai impacchettato veramente molto bene, a prova di fuoco. Non si riesce neanche ad aprire. Allora, oh mio Dio, che cosa c'è? No, vabbè. Chiara, ma mi hai messo un sacco di altra roba! Qui arriviamo, ta-ta-dan, alla borsa che vedremo tra poco. Ma ci sono... No, mio Dio, Chiara, non dovevi! Ci eravamo dette di scambiarci solo la borsa e guardate quante robine mi ha mandato. No, vabbè, allora, qui c'è... Che cosa c'è? Christmas Shop. Per gatto Denver, gatto Max, gatto Stellina, gatta Beta, Danio, Tiffany e Moiki. No, vabbè, mi sento troppo in colpa di non averle aggiunto altre cosine. Ci sono 4 palline! E vai, i gatti le adorano, quindi sicuramente piaceranno. Grazie Chiara per questo pensiero, davvero non dovevi assolutamente, non me l'aspettavo. Poi, che cosa c'è? Oh mio Dio, è arrivato Babbo Natale, veramente, buon Natale! Allora, qui c'è una chiavetta, adesso andremo a vedere immediatamente che cosa mi manda appunto Chiara in questo video messaggio, perché ci siamo lasciate a vicenda un video messaggio. Ciao tesoro, questo è un video bigliettino di accompagnamento di questo scambio. Sono molto contenta che ti sia venuta l'idea di fare questo video, perché in realtà ti avevo preso anche una cosina per il compleanno, è un pensiero, è una cosa che ho anch'io e non ce l'ho nello stesso colore, ma spero di trovarla, che non c'era la mia taglia, quindi spero tantissimo che ti piaccia e di averci azzeccato, è un pensierino, però almeno approfitto di questo scambio di borse
per mandarti anche quello. E poi qui con me c'è Moiki, che però si sta addormentando, quindi non so quanto potrà salutare, però anche lui insieme agli altri che stanno dormendo in altre parti della casa hanno pensato di mettere un piccolo pensierino per i loro amici a quattro zampe. Quindi volevano salutare gatto Denver, gatto Max, gatta Stellina e gatta Beta, e gli hanno mandato un pensierino, quindi spero che in realtà tu abbia trovato questo messaggio prima di spacchettare tutto il resto, se no vabbè, saprai già cosa c'è, però volevo mandarti anche appunto un pensierino da parte loro. Ti ho messo anche una piccola cosina di Natale che ho preso identica anch'io, proprio di recente ero in negozio, l'ho vista e l'ho presa per entrambe, e poi appunto c'è il tuo regalo di compleanno, sono emozionatissima, non vedo l'ora di vedere lo spacchettamento in diretta con l'effetto sorpresa. E soprattutto c'è la borsa che spero tantissimo che ti piaccia, io sono contenta di aver fatto questo scambio, spero però di vederti prestissimo, tipo già a dicembre come avevamo detto, ma non diciamolo troppo forte. Intanto in questo modo mi sono sentita più vicina sia a te che a tutti voi e non vedo l'ora di venirvi a trovare. Ti mandiamo tutti e quattro, eccolo! Quindi ti mandiamo tutti e tre più quattro che dorme lì sul divano un mega bacio e spero veramente di vederti prestissimo. Chiara, grazie mille, sei stata veramente un amore, non me l'aspettavo, non dovevi assolutamente farmi un regalo né per Natale né per quest'anno, anche perché anch'io volevo farti un pensierino di Natale, ma visto che ci contavo e ci conto sul fatto che ci vediamo, spero prima di Natale, volevo dartelo dal vivo, però tu sei stata veramente troppo troppo carina. E adesso spacchettiamo, quindi mi hai detto per quanto riguarda il regalo dei nostri amici a quattro zampe, quindi è stato perfetto che io abbia visto il tuo videomessaggio subito dopo averlo aperto. E qui invece, puoi notare il pacchetto quanto è carino, peraltro, vabbè. E qui che cosa c'è? C'è qualcosa di pesante. Oh mio Dio, che cos'è? Oh, wow, no, vabbè. A very Merry Christmas and Happy New Year. È bellissima questa jar. A parte che si può usare anche per i frullati. Voglio annusarla subito. Molto invernale, molto speziato, sa molto di Natale. Chiara, ti ringrazio tantissimo e accenderò questa candela il giorno di Natale, anche prima, ma anche il giorno di Natale, ok? Wow, buonissimo. E poi mi sa che ancora non ho finito perché c'è un altro pacchetto che, se non sbaglio, questo dovrebbe essere per il mio compleanno, che come sapete appunto è stato il 14 novembre scorso. E oh! Chiara, non stai scherzando? Non ci posso credere, tu sei impazzita, mi ha regalato, ragazzi, un paio di calze Gucci. Chiara, sei impazzita, non dovevi farlo, ti ringrazio veramente di cuore. Non ho assolutamente nessun paio di calze firmate e queste sono le mie prime calze firmate della vita. Non me le aspettavo assolutamente, Chiara. Tu mi hai detto ti ho fatto un regalino per compleanno, io mi aspettavo una stupidaggine veramente e mi hai regalato le calze di Gucci. Non ci posso credere, vabbè. Ti ringrazio ancora tantissimo, sono rosa e glitterate, non è che non l'ho notato, sono rosa, potrei metterle veramente anche con questa felpa, ma arrivano, dove arrivano? Sotto il ginocchio? Sono bellissime, io sono senza parole, ti giuro Chiara, grazie, 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 non so ancora come ringraziarti, cioè veramente, mi ha colpito un sacco sta cosa, perché non ci eravamo dette di farci i regali di compleanno, di Natale, eccetera, anzi dovremmo vederci in realtà personalmente, quindi appunto volevo farglielo di persona il regalino di Natale, ma mi hai mandato tutte queste cose che veramente mi sto emozionando, non me l'aspettavo, grazie, 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 grazie Chiara, sei speciale. E poi arriviamo a questo punto, scusatemi, ma mi stanno scendendo le lacrime perché non mi aspettavo una cosa del genere, cioè non lo so, fa tanto piacere questi piccoli gesti, e non intendo il fatto che sia Gucci, ma questi piccoli gesti, anche il regalino per i gatti, contano tanto 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 per me, e da qui si vedono le persone, secondo me, davvero l'animo che hanno. Arriviamo però nell'unboxing vero e proprio, ragazzi, ta-ta-ra, che è la prima volta che io vedo. Wow, questa borsa l'ho vista soltanto nel negozio. Wow, ragazzi, che meraviglia! Non vi dico assolutamente nulla riguardo alla borsa che io ho spedito a lei, perché voglio che andiate a vedere il suo video, che lo troverete, che troverete qua sotto nel box informazioni. Vi metterò il link, quindi basterà che clicchiate sul link per andare a vedere il video di Chiara e che cosa io ho spedito a Chiara.
E questa è la borsa, è meravigliosa e sicuramente come taglia per me è perfetta. So che a lei stava un pochino troppo grande perché lei è molto piccolina e più bassa di me, quindi sicuramente una borsa così grande appunto non se la vedeva bene, me l'aveva detto più volte. Su di me invece questa grandezza, visto che sono alta quasi 1,80 m, non è affatto male. Allora apriamola. Ok, lei ci ha messo anche tutta questa carta all'interno per mantenere. Chiara, ho trovato una piccola bolletta per i capelli che forse non ti sei resa conto di aver lasciato. La borsa è meravigliosa, è veramente stupenda, mi piace molto il fatto che abbia questi fiori. Inizialmente queste borse con i fiori non mi piacevano e poi a forza di vederle mi sono piaciute. E credo che sia meraviglioso anche il colore interno di questa borsa, che è un tipo un rosa bordeaux, un bordeaux in velluto molto molto bello, che secondo me si adatta benissimo sia alla primavera che all'estate, cioè sia alla primavera e all'estate sia alla stagione fredda che alla stagione calda. Ok, ce lo posso fare, sono ancora emozionata. Quindi super unboxing, e questa è la mia nuova Gucci che si aggiungerà alla mia collezione. Appunto, andate a vedere il link qua sotto per vedere quale delle mie borse invece ho inviato io a Chiara. E questo è quanto, mia family, vi mando un bacio grandissimo, vi voglio bene, mi raccomando, ci vediamo, mi sa che questo video lo vedrete venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!